L'organizzazione deve monitorare le informazioni relative alla percezione del cliente sul fatto che l'organizzazione abbia o no soddisfatto i suoi requisiti, essendo questa una delle misurazioni delle prestazioni del sistema di gestione. Devono essere determinati i metodi per ottenere ed utilizzare tali informazioni. Il monitoraggio della percezione del cliente può comprendere l'acquisizione di elementi in ingresso da fonti quali indagini sulla soddisfazione del cliente, dati del cliente sulla qualità del prodotto consegnato, sondaggi di opinione presso gli utenti, analisi delle perdite di mercato, espressioni di gradimento, richieste in corso di garanzia e rapporti dei venditori. L'organizzazione deve condurre a intervalli pianificati audit interni per determinare se il sistema di gestione per la qualità è conforme a quanto pianificato. Vedere al punto 7.1 ai requisiti presente norma internazionale e ai requisiti del sistema di gestione per la qualità stabiliti dall'organizzazione stessa. È efficacemente attuato e mantenuto. Deve essere predisposto un programma di audit che prenda in considerazione lo stato e l'importanza dei processi e delle aree da sottoporre ad audit, così come i risultati di audit precedenti. Devono essere definiti i criteri, il campo di applicazione, la frequenza e i metodi dell'audit. La scelta degli auditor e la conduzione degli audit deve assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit. Gli auditor non devono effettuare audit sul proprio lavoro. Deve essere predisposta una procedura documentata per definire le responsabilità e i requisiti per la pianificazione e la conduzione degli audit, per predisporre le registrazioni e per riferire sui risultati. Devono essere mantenute registrazioni, vedere al punto 4.2.4 degli audit e dei loro risultati. La direzione responsabile dell'area sottoposta ad audit deve assicurare che ogni correzione ed azione correttiva necessarie per eliminare le non conformità rilevate e le loro cause vengano effettuate senza indebito ritardo. Le attività successive devono comprendere la verifica delle azioni effettuate ed il rapporto sui risultati della verifica. Vedere al punto 8.5.2. Vedere la norma ISO 19011 come guida. L'organizzazione deve applicare metodi adeguati per monitorare e, ove applicabile, misurare i processi del sistema di gestione per la qualità. Questi metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora i risultati pianificati non siano ottenuti, devono essere intraprese correzioni ed azioni correttive per quanto appropriato. Nel determinare metodi adeguati, è consigliabile che l'organizzazione prenda in considerazione il tipo e l'estensione del monitoraggio o della misurazione appropriati per ciascuno dei processi in relazione al loro impatto sulla conformità ai requisiti del prodotto e sull'efficacia del sistema di gestione per la qualità.
L'organizzazione deve monitorare e misurare le caratteristiche del prodotto per verificare che i requisiti del prodotto siano stati soddisfatti. Ciò deve essere effettuato in fasi appropriate del processo di realizzazione del prodotto in conformità a quanto pianificato, vedere al punto 7.1. Deve essere mantenuta evidenza della conformità ai criteri di accettazione. Le registrazioni, vedere al punto 4.2.4, devono indicare la persona o le persone che autorizza o autorizzano il rilascio del prodotto per la consegna al cliente. Il rilascio del prodotto e l'organizzazione del servizio al cliente non devono essere effettuati prima che quanto pianificato, vedere al punto 7.1, sia stato completato in modo soddisfacente, salvo diversa approvazione da parte di una autorità pertinente e, ove applicabile, del cliente.